67. Ed eccola qua, dopo la breve pausa pubblicitaria, ripartiamo con una delle storiche formazioni italiane per quanto riguarda il nuoto sincronizzato o nuoto artistico, l'Aurelia Nuoto. L'Aurelia Nuoto, devo dire, ultimamente non è più sul gradino più alto del podio e devo dire rischia anche in questa edizione di esserne subito fuori, perché in qualifica hanno ottenuto il quarto punteggio pur andando quasi a 81 punti. Si ispira la coreografia a un celebre quadro, l'urlo di Munch. Hanno scelto di riprendere una routine del 2019, tema al quale erano molto legate, quindi hanno con felicità ripreso dopo due anni questo esercizio, ovviamente con delle importanti modifiche e incrementi di difficoltà. Che anche nel 2019 le aveva posizionati più o meno in stessa posizione, erano quinte, quindi sicuramente un lavoro di ricostruzione, come avevi detto e anticipato, la parte dell'Aurelia che sta cercando di rimantenere, dico riconquistare le prime posizioni. Non era facile la ricostruzione, oltretutto si parla sempre dell'urlo, ma in realtà non è un solo dipinto del pittore norvegese, ma una serie di quadri che riproducono evidentemente lo stato d'animo
non per nulla sereno dell'artista in quel periodo, e che è anche una serie di quadri piuttosto nota. Devo dire, dal punto di vista coreografico, missione riuscita dalla parte dell'Aurelia Nuoto, in qualifica poco meno di 81 punti. E se prima avevo detto Urca, adesso che cosa? Ah, ecco. Che cosa? C'era una correzione. E fanno un arretramento. Dagli 80,9 il punteggio di finale, 23,7 d'esecuzione, e l'impressione artistica 32,4 e difficoltà da 24 punti netti. Non sfondano quota 81 punti, ma anzi, come ha detto, fanno un piccolo passo indietro, scendono di 9,8 decimi di punto, quindi 80 punti 100. Io ho visto i tecnici, Giorgio Alari.